Altura. Ma forse è troppo altura. E facciamo la magia. Ta-da! You can go there by yourself. Allora, posso librarmi il volo. E ora vado su. Ah ah! Ora riprendo le mie sembianze, la magia è compiuta. Prendo un forziere. Guarda, principe, sono veramente. Non, diciamo che sono a buon punto, ma mi sono concentrato sul fare tantissime missioni perché volevo completare l'isola. Perché il. Allora, Risen 3 vi permette di viaggiare tra diverse isole. Questo ve lo farò vedere più avanti. Ah, ragazzi, altro consiglio: non gettatevi di sotto, o perlomeno cercate punti bassi per lanciarvi, perché se no vi fate veramente male. Ecco, tipo qui è basso. Via. Olè. Dai, con questa telecamera. Allora. E quindi comunque, principe, sono arrivato a buon punto. Però, visto che per PC l'ho avuto tra le mani e non l'ho potuto giocare perché, come al solito, baraonda di giochi uguale, non te ne godi uno fino alla fine. Cioè, anzi, l'unico veramente che mi sono finito e ho provato a farmi la seconda run è stato Until Dawn, che vi invito a leggere la recensione, ma quello l'ho finito perché l'ho giocato una notte senza nemmeno dormire. Però a parte quello che è stato un raro caso e che comunque ti permette di fare una cosa del genere proprio perché è un gioco narrativo più che diciamo che è non di ruolo. E invece qui ragazzi preparatevi perché avete 6 isole. Poi la versione Enhanced, questa qui che abbiamo fra le mani per PlayStation 4, ma esiste anche per Xbox One e PC, comprende all'interno tutti i DLC. Pertanto avrete delle isole extra da esplorare. Quindi ragazzi, c'è veramente tanto da fare, tanto da giocare e solamente per finire determinate missioni ce ne vogliono. Io infatti ho provato a finire 2 isole. Ma non ci sono riuscito. Sì, principe, sì, ci siamo trasformati in pappagallo grazie alla magia voodoo. Olè. Adesso abbiamo saltato come delle gazzelle. Mamma mia, principe, I'm come sei back. preparato. Ecco, A batti, rain of vieni, va. fire Adesso, spell. Useful for lots of enemies. ragazzi, è pure bello perché vedete il nostro alter ego che utilizza magie Bloody su magie. pirates. We need to Ma stop them, ideally. in realtà manco per niente, perché se non avete il quantitativo di spirito giusto non lo potete fare. Allora, io però la lancio perché adesso Payback ci time. piace vincere facile. Ponci, ponci, pom pom pom. Ah, mi ha minato. Ah, piovono lapilli. Sodoma e Gomorra. E intanto sono rimasti vivi. Menate, menate. Not bad. Ah ah! E abbiamo fatto secchi anche loro. I guess they were just the rear guard. Others must be. What's the plan? Qual è il piano, Unfortunately, Patty? the bridge to the temple. Allora, I purtroppo guess il ponte è there stato seems to be another ritirato, way in. quindi dobbiamo It'll be entrare a bit da difficult. Find your way in. I'll una stay here. porta segreta al lato. Va bene, Patty, lo farò. Vado ad aprire la porta. Intanto qui c'è un pirata senza vita che mi dà provviste oro e un artiglio. Poi ragazzi, il bello dei loot di questi giochi. Allora, per venire incontro anche alla domanda prima di Raziel, la cosa fantastica anche di Risen è che ai fuochi potete fare provviste al fuoco di bivacco. Quindi se trovate carne cruda, cosce di pollo crude, pesce crudi, li potete tutti trasformare in provviste. Le provviste vi possono curare, però hanno una cura sotto forma di rigenerazione. Non è una cura immediata come il potente rum. Quindi magari vi può servire tra un combattimento e l'altro per riprendervi. Anche perché la cura potrà avvenire solamente tramite questi espedienti. Intanto qui c'è il Fantasma Crow che segue tutti i nostri That was him movimenti. again. The ghost Noi ci captain. arrampichiamo. But how Ah, can per that un momento siamo be? entrati What nel does it muro, mean? ma non importa. Maybe I'll Allora, find fiore the di answer in the fuoco old che non abbiamo temple. preso, ma tanto. Poco ci importa. Allora, vediamo di qui cosa c'è. Un topo gigante. Due topi giganti. Ah, che dolore. Maledetto, tu. Tra
Tra l'altro, ragazzi, attacca veramente con una flemma sto maledetto pirata. Meno male che non ha un nome, perché sennò l'avremmo maledetto in 6.000 modi diversi durante il gioco. Quindi, non potendoci sfogare sul suo nome, ci sfogheremo su tutti gli altri nomi del gioco, compresa Patty. Allora, pirata morto. E abbiamo preso un pugnale da lancio, ottimo. Questi ragazzi sono veramente letali. Se imparate un pochettino di punteggio a distanza, possono diventare veramente veramente dei right. I'm inside. This is the way to the temple. Modi per uccidere. Fungo dello spirito. Allora, ragazzi, certi oggetti che trovate, oltre a servire per l'alchimia, che dovrete imparare come sempre, come tutto, e potete anche, ecco, vedete, il fungo dello spirito è un importante ingrediente per creare pozioni che ci fanno affinare la mente. Quindi dopo, se vorrete effettuare il cammino della magia, potete farlo anche con quello. E non abbiamo trovato nient'altro. Qui però c'è un topo malefico che ci attacca. Allora, ragazzi, io vi consiglio quello che ho fatto io, però vabbè, abituato a questi maledetti giochi che oramai vi mettono alla prova in tutto e per tutto. Imparatevi il set di mosse che ogni nemico ha, nel senso, per esempio i topi fanno due attacchi veloci e poi si fermano a farsi un sonno, fanno altri due attacchi veloci, si fanno un sonno, poi fanno un attacco potente. I gorilla per esempio prediligono gli attacchi potenti, quindi vengono avanti con tipo due manate, ci danno proprio le cinquine alla Bud Spencer e ci buttano per terra senza farci capire di che morte dobbiamo morire. Allora, Razzia è la trama e praticamente si sviluppa in un mondo fatto diciamo di pirati, quindi un mondo fantasy, piratesco, dove il protagonista non ha un nome, come vedi, insomma, è un pirata nameless, lei è la sorella, e questo pirata in questo tempio, adesso lo vedrete, ma tanto è una, diciamo, è una trama abbastanza nota, e scoprirà un antico santuario che, al posto di nascondere al suo interno un tesoro fantastico, incredibile e eccezionale, in realtà nasconde una maledizione che gli ruba l'anima. Lo scopo del gioco è recuperare la propria anima, perché sennò questo rimane così. E chiaramente, per recuperare quest'anima, lo scopo è anche quello di disegnare un po' il carattere del vostro giocatore. Quindi, attacco potente, evitiamolo. Ok, però lento, ma possiamo distruggerlo. Ok. Sì, in Bloodborne c'erano ratti più grandi, ma anche nemici più stronzi. E ci saranno altri segmenti di gioco sulle navi? Sì, ci sono, ma sono segmenti di viaggio. Il combattimento ovviamente non sarà capitanato da noi saremo solo sopra al massimo le navi e vedremo lo scorrere degli eventi. E le navi verranno anche popolate da NPG che recluteremo nel corso del nostro viaggio e potranno venire a turno insieme a noi nel gioco. E come vi dicevo poc'anzi, ragazzi, portateveli dietro, perché veramente... Oddio, scusate ragazzi, sto pure un po' raffreddato. Ah, Capitano Rowling, che ci fa prendere un bell'osso. Allora, ma sì, stava cercando pure lui il tesoro. L'ammiraglio Alvarez, ragazzi, è uno che poi rincontreremo. Ovviamente Patty non gli ha detto nulla, perché noi siamo amanti del rischio e del brivido, quindi non comunichiamo al nostro capo quello che succede. E continuiamo la nostra esplorazione. Le moffette, vizio. Avanti, dimmi, è fatta una moffetta. Allora, andiamo di qui. C'è un obiettivo in questa storia. Attraversa l'antico tempio. Ok. Poi, ragazzi, una cosa che ho trovato veramente rognosa, però qui forse chi gioca abbastanza di ruolo potrà darmi ragione e ho torto, è il fatto che quando si esplorano delle strutture come questa, la minimappa non si aggiorna con la struttura, ma ti fa vedere praticamente il disegno della mappa generica. E a me questa cosa mi ha fatto veramente uscire fuori dai gangheri, soprattutto nel momento in cui dovevamo magari esplorare delle cavolo di grotte. Tra l'altro con milioni di ragni dentro. Ah,
Scusate ragazzi, vi ho interrotto il filmato. Ah, beh. Ah, Cerbero. Ecco, vedete la matosca. Ragazzi, mi sa che non mi ero curato. Vabbè, però c'è anche il bello di Risen. Autosalvataggio. Fortunatamente i checkpoint sono praticamente dietro l'angolo, quindi, come avete potuto vedere, devo spostare quella maledetta barra del live. Segue con noi la diretta streaming, perché mi nasconde la vita e non vedo. Adesso ragazzi ci ritorniamo, non preoccupatevi. No, principe, guarda, io sono invogliato a esplorare se vedo quello che c'è all'interno. Però vabbè, io sono magari una macchia su un muro e non faccio testo. Però io devo vedere dove vado, anche perché c'è il rischio di ridondanza all'interno delle esplorazioni, nel senso che magari lo stesso punto lo esplori più volte e torto magari la questione della parte già vista, e alcuni sotterranei sono uguali, ma veramente uguali, pertanto non me voglio moltissimo esplorarli se non mi fai vedere dove vado. Cioè, non ti dico che mi devi far mettere i segnalibri, perché sai, essendo un giocatore di D&D abbastanza affiatato, almeno la 3.5 me l'ero mangiata ricagata. Noi da bravi giocatori ci facevamo una bella mappetta con una cavolo di matita, o comunque ci segnavamo dove andavamo. Quindi io, se devo sapere dove sto, lo so. Almeno fammela che durante l'esplorazione si autoaggiorna, che ne so, me la vuoi rendere difficile. I modi ci stanno, ma non mettermi la minimappa dentro è essere veramente un bastardo. Allora, intanto qui fortunatamente la strada è univoca. Mari di lava dentro questo posto terribile, e alla fine scusate, ecco l'antico tempio con l'antico altare. Tra l'altro io non ci sarei andato vicino, non so voi, ma più che altro perché ho trovato un altare così in mezzo al nulla. Ed ecco qua. Vai, robetta. Infatti si è fatta, è diventata un poster. Ed ecco qui questa specie di dentista dell'occulto che ci ha risucchiato via tutte le carie e tutto il... Ah no, Patty non è diventata un poster, ragazzi, ma sta piangendo la nostra dipartita. Oh no. Ecco, sei tu il capitano adesso. Scusate, io perché speravo di saltare il dialogo. Vi interrompo. I'll get you out of here. It's too late. Ma non lo so, principe, ma pure se fosse. Tanto i boss sono sempre mostri strafighissimi che poi alla fine si rivelano mezze calzette. Ovviamente se metti a difficoltà massima. Ed ecco qui che cominciano a fare le nostre... ci piangono. Patty soprattutto ci piange. Brava Patty, piange. Piange per noi. A Bizio piaceranno di Patty i vestiti che sono praticamente incollati. Sono vestiti di metallo. Ma nella notte qualcuno si avvicina. Chi sarà? Questo tizio, ragazzi, si chiama Bones, come ossa. Non si sa bene che sta facendo. Oh, e invece si sa, perché ci ha resuscitato. Ma infatti, principe, il bello è che sei bello integro pure. Però vabbè, non andiamo a cercare i controsensi, perché a quest'ora doveva essere resuscitato come David Jones, praticamente. Al posto della barba fatta di tentacoli di polpo, dovevo avere i vermi che mi uscivano dai denti, praticamente. Ma che cosa mi hai fatto?
Cosa mi hai fatto, amico? Get worked up about it. It's not good for you. One thing at a time. Ah, tra l'altro, vedete, anima, questo mi ero scordato di dirvelo, il vostro comportamento influenza il, diciamo, la progressione della vostra indole. Pertanto, potrete decidere un cammino più o meno buono o cattivo che sia, e questo influenzerà sulla vostra anima, che riacquisterete mano a mano, piano piano. Allora, cosa intendi con anche tu, va? Io, ragazzi, però, scusate per il salto, più che altro non per cattiveria, ma... Sennò, se non avete nemmeno la voglia di leggervi questi dialoghi, potrebbe diventare abbastanza rognosetto poi ricominciarvelo. Comunque, ve lo traduco io. In pratica, Bones, ve lo riassumo, anzi. In pratica, Bones è uno sciamano, una sorta di mago voodoo, e praticamente è riuscito tramite un rito magico a resuscitarci. Ci ha resuscitato, ma come vi dicevo prima, siamo un involucro quasi vuoto, perché la nostra anima va allegramente a passeggio nel mondo dei morti. Come ce ne andiamo da qui, Bones? Bones ha una nave. Ah, diamo un'occhiata in giro, come al solito, perché... Oh, e allora guardate, prima avevamo 50 di media, adesso abbiamo tutto 10, veramente una devastazione proprio. Qui, ragazzi, quello che vi dicevo prima, appunto, mi dispiace ripetermi, la gloria la vedete in basso, l'oro, vabbè, quello durerà poco, il neutrale vuol dire allineamento, ovviamente celeste, buono, viola, cattivo, i punti. Allora, questi punti, ragazzi, è come una... io prima ho citato D&D, è come una partita di D&D, dovete decidere cosa alzare e quindi in questo caso decidere come approcciare al gioco. Se giocate soprattutto a distanza, è bene che aumentate distanza e aumentate destrezza, scusate, e aumentate resistenza e astuzia, perché influisce sui danni. Per la mischia, alzate mischia e state veramente sul sicuro. Sì, principe, una schiappa è più forte, siamo meno di una schiappa. Influenza però è un'altra cosa importantissima, ragazzi, perché vi permette di saltare un sacco di beghe, ma proprio tante veramente, e ve le fa saltare perché o intimidite o persuadete, e questo, come saprete benissimo, nei giochi di ruolo è una cosa molto 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 comoda da fare. La resistenza, ovviamente la resistenza del personaggio, borseggio è scasso, altra cosa che sicuramente vi serve perché trovate un sacco di forzieri vuoti. Chiusi e pieni. E la magia con lo spirito ovviamente vanno di pari passo se vorrete fare i maghi. Allora, io, visto che non so né leggere né scrivere, mi piace avere in mano delle belle spadine, alzo la mischia, poi alzo l'influenza, e visto che mi voglio prendere pure qualche forziere, mi alzo pure la destrezza per il borseggio e lo scasso. Ora, come vedete, si è alzato il punteggio di caratteri, il quantitativo di gloria che serve, quindi ne servono 1000 per il secondo punto. Visto che io ho 2000, mi faccio un mischia e un borseggio e scasso, così ho già un buon punteggio di 20, che, ragazzi, non è male. Adesso posso vedere il regno delle tenebre. Oh, che adesso, ragazzi, non vi serve a niente. E io direi che, oltre a un'esplorazione più o meno inutile, che servirà a poco, vediamo cosa c'è di qui. Oh, maledetto! Un demone della sabbia malefico, che tra l'altro con una schicchera ci ha fatto praticamente perdere l'equilibrio. Ah, cioè, con ogni schicchera ci fa perdere l'equilibrio, ragazzi. Aiuto! Bello che mi segue il maledetto. Ecco, muori, muori. Ci dai niente? Non ci dai niente. Bravo, complimenti. Nemmeno un po' di loot. Qui cosa c'è? Una stella marina e un altro mostro. Poi, ragazzi, se riuscite a incastrarli... Dove attacca questo cretino? E vai. Come vedete, in due è abbastanza abbordabile, ragazzi. Eppure una cosa, questi qui sono pippe clamorose, questi mostri. Ah, ecco qua, scusate. Perché veramente a volte targettare alcuni mostri per vedere cosa hanno droppato. Poi ci mettiamo a chiacchierare con lui.
Che tra l'altro me lo targhetta pure alle spalle. Forziere chiuso. No, ho bisogno di un grimandello. Però ho trovato un minerale d'oro. Capito? Vabbè, ce l'hai un lockpick. No, non ce l'hai. Bones inutile. Una conchiglia. Magari ci troviamo dentro una perla. Ma proprio essere tanto fortunati. Ma magari c'è un lockpick qui. Una radice di sangue, un fungo. Ah, grog, perfetto. Questo ci serve per curarci. Qui invece chi c'è? Un altro fungo, provviste. Aie. Fungo. Un saprofago. Attaccami, maledetto. Via questa schicchera, va. Ammazza, non gli ho torto niente, oh. E ovviamente i grimandelli principe li potrai recuperare più avanti nel corso del gioco, oppure comprarli. Costano 100 monete d'oro i grimandelli, tanto per essere pratici. E attaccalo, Bones, che stai a fare? Oh, così te voglio, Bones, cattivo. Devi essere cattivo. Questo mi dà un po' di carne, ottimo. Prendiamo funghi, così poi se famo le provviste. Si sta facendo notte, buio. Che cosa? Oh mio Dio! È un mostro terribile! Bones, fa qualcosa, uccidilo! Bello, chiudiamolo! Bravo, 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 bravo! E vai! Poi ragazzi, Bones all'inizio è comodissimo perché vi cura. Funghi allucinogeni. Ecco da dove è uscito allora quel pipistrello delle profondità marine. Ah, qui c'è. I signori dei ladri. Questo potrebbe tornare utile. Il piano, ho trovato una missione. Un martello da fabbro. Altro grog. C'è niente qui? No. Quindi vediamo un po' la missione che ho trovato. Usciamo da qui. È tempo di abbandonare questo luogo. Ah, sì, queste qui ragazzi sono le missioni per trovare oggetti leggendari. Se li seguite ovviamente avrete la possibilità di craftare degli oggetti unici. Io ho trovato un arco, come al solito, giustamente. Avendo scelto tutti i punti di mischia ho trovato un arco. Ma va bene così. Tra l'altro ho trovato fortuitamente dentro delle caverne. Oh, che bell'alba. Ecco, va, andiamo... Andiamo ad ammazzare questa tartaruga. Io voglio la gloria. E me l'ha data 20 addirittura. Con carne cruda. E la ammazzo pure questa, va. Mo' arrivano quelli del WWF e ci arrestano. Ammazza come rotolata. Oh, oh. Ecco, questa è una cosa, ragazzi, un po'... Oh, e muori, demonietto della sabbia malefico. Muori, malvagio. Muori. Mazza, sei incastrato nell'acqua, fantastico. Ma non in questo mondo. Ecco. Guarda, no vabbè. Alcuni effetti sono veramente imbarazzanti comunque. Anche se siamo nella next gen. Sì, puoi notare, principe, ma... Serve a poco. In mare in realtà non ci ho trovato niente, anche perché non puoi interagire con le cose nell'acqua. Pertanto anche se vai a nuotare non puoi prendere nulla. L'unica cosa che puoi fare ti può servire per magari evadere determinate situazioni. In un'isola mi è servito di nuotare per parecchi metri per andare a trovare una caverna nascosta non so dove. E praticamente poi prendere di tutto e di più. Hop. Via. Dai, dai, saprofago, vieni qui. Hop. Ammazza, comunque è devastante vedere che gli levo niente, oh. E dove vai? Ah, ragazzi, i saprofaghi attaccano a blocchi di due. Vedete? Fanno due beccate e poi hanno una beccata che è malefica proprio. E la loro mossa, diciamo, più particolareggiata è quella del... praticamente scartano all'indietro. Bones,
Mi hai fatto cadere il saprofago di sotto. Porca la vacca, oh, e mo? E la mia coscia di pollo non me la posso prendere. Bravo Bones. Bravo Bones, complimenti. Utilissimo come sempre. Guardate però che bell'alba. Ah, questo panorama così, così perfetto. Abbiamo vicino chi? Potevamo avere Patti, invece abbiamo Bones. Bravo. Di male in peggio proprio. Qui? Dove si va? Si scende. Per trovare che cosa? Niente. Ovviamente ragazzi. No, troppo alto. Bones, salpiamo. Let's set sail. The ruin. Allora. Beh, Uncharted potrebbe meritarlo il day one, come dici tu, principe, ma se il portafoglio piange, il portafoglio piange, non c'è niente da fare. Timone. Allora, ragazzi. Ah, beh, sì. Ciao. Bones. Ci dovete fare una chiacchierata immensa. Dove sono i maghi, gli indigeni della tribù, dove devo andare per trovare un druido. Poi mi serve di parlare con il mio capitano ad Antigua. Quindi puoi andare ad Antigua, nei mari del nord, ammiraglio Alvarez. Parla. Ovviamente ragazzi io lo salto, vi ripeto, anche perché sennò qua. Tempi di diretta, suggerimenti nebulosi, altre notizie, bordo. Vai, vai. Ragazzi, l'isola invasa dagli gnomi è un DLC. Era l'isola di... Forza, andiamo. Ok, Bones si unisce al gruppo. Timone, salpiamo. Ecco qua le isole dove potete andare. Allora, ragazzi, io... Per non sapere né leggere né scrivere, vi porto nell'isola che mi è per il momento piaciuta di più, che è Kila, l'isola dei mari del sud. Ed è fantastica perché è un'isola che sembra praticamente Eldorado, cioè ci stanno queste strutture a tempio molto suggestive, e la popolazione indigena del luogo vuole uccidere tutti i pirati, perché i pirati rubano l'acqua e praticamente non rispettano gli dei dell'isola. The reason Alvarez wants to see you. Ghost ships. I've seen some. Aha, navi fantasma, ragazzi. Qui si stanno veramente. Cominciamo a vedere cose assurde. Panorami apocalittici. But he's fucking dead. He's returned from the underworld and he's boarding every ship he comes across with his cursed fleet and minions. Vabbè, dopo questa faccia corrucciata del nostro protagonista che guarda il Regno delle Tenebre, io vi levo il filmato, così se volete ve lo guardate per conto vostro. Comunque ragazzi, io vi dico sempre, la fortuna del multipiattaforma, ovviamente se avete un computer di un certo livello, è che su PC pagate sempre di meno. Se non ricordo male, perché è una cosa che stavo scrivendo in sede di recensione, Risen 3, la Enhanced Edition, dovrebbe costare una quarantina di euro tonanti. Ora ve lo dico al volo, perché comunque l'avevo anche ricercata la questione. Eh sì ragazzi, se no su Amazon la pagate anche 35 euro, però comunque stiamo lì, 35 euro, una quarantina d'euro, mentre invece la Collectors, che vabbè, secondo me non serve a niente, la pagate un pochettino di più. Allora, siamo arrivati, Bones, vieni con noi. Ma finisci la Bones, non preoccuparti, forza, andiamo. Bones ci vuole fare riposare, perché quando ci riposiamo vediamo delle reminiscenze del mondo della morte, del mondo delle ombre. Ok, allora seguiamo subito le tartarughe. Vai, una 20 di gloria. Oh, la carne, eccola. Vai, seconda. Pam, pronta. Altra carica, conchiglia. Bacca di maghi, sempre buona. Oh, to, un pirata ubriaco. Hey, you hear that? No. Cosa sei? Those voices. Delle voci. Well, bravo. Never mind. Stai lungo, oh, stai. If you want to come to our pirate's den, I'm sure we can spare you a prop. Ah, meno male, ci puoi offrire un bicchiere di vino. Yeah?
in which. Oh, right, and watch out for that native has been watching our camp. Where is he? Somewhere. Ah, don't let him. Those native warriors are known for the use of voodoo and that sort of hocus pocus. No, allora, I'll keep that in mind. Good. Il codice che ho è solamente PlayStation 4, non so dirti su PC quanto possa essere migliore o peggiore. C'è da dire una cosa, che sicuramente su PC puoi approfittare di un hardware un pochettino più spinto, pertanto magari possono lasciare libera qualche riga di codice per farti godere il gioco meglio, e magari alzando gli shader o l'anti-aliasing, insomma giochicchiando un po' con le impostazioni. Chiaramente però, principe, quello che voglio dirti è che preferirei parlartene nel momento in cui ce l'ho, cioè se ce l'avessi e lo potessi provare ti direi nello specifico com'è. Allora, intimidazione non mi ricordo se cioè l'avevo alzata, ma mi sa che sto a 20. Poi questo è il bello dei tiri impossibili, perché te lo mette lì, ma tanto non lo possiamo fare, quindi... Ok, calmati un attimo. Se non ti fai valere sarai lo zimbello di tutti. Ma allora sei un cretino, non vantarti così tanto la prossima volta. Stiamo facendo gli insulti di... Gli insulti dei duelli di spada alla Monkey Island. Guarda, ho visto una scimmia a tre teste. No, non glielo posso dire. Ho la risposta: meno acqua più rum. Come no? Ma dai un'occhiata in giro, c'è acqua per tutti, siamo su un'isola. Ah, bevi spesso acqua salata. Se pensi sia una buona idea, devi aver battuto la testa del piccolo. Niente acqua, niente rum. Ok, perché non riesci a raggiungere l'acqua? Così magari ci dai una missione, io intanto salto. L'oro risolve tutti i problemi, ma non sembra che l'oro lo farà, perché giustamente poteva troppo essere così facile. Gli altri sanno che l'acqua finirà, no. Dove si trova la sorgente d'acqua, così poi ci vado io, dai. Allora, procurerò io l'acqua, bravo. Poi, alcuni personaggi nel gioco possono essere dei vostri insegnanti. E vediamo un po', Buddy, cosa mi vuoi insegnare? Addestratore di scimmie. 1000 euro influenza 40, ragazzi. Forse è solo il via della banana, ma una scimmia può trasformarsi in un abile ladro. Ah, questa sarebbe figa. Furtività non mi serve. Scassinatore. Ecco, scassinatore. Destrezza 30. I'm not good enough for this. Signore dei ladri. Semplicemente sai cosa fare? Il tuo talento borseggio aumenta di 10 a ogni livello. I'm really not that good. Io odio questa cosa. Ah, ma aspettate, ragazzi, avevo dei punti da poter spendere. Andiamo a vedere. Allora, profilo. Aha. Astuzia. Destrezza. Nah, posso fa. Bene. Però posso aumentare influenza. Vai. Andiamo a 20. Abilità, ragazzi, le acquisterete più tardi. Vedete? Serve l'istruttore. Sì, principe, all'inizio sei inutilissimo proprio. Allora, inventario. Vediamo un po' che c'ho. Dotazione. Mano destra. Pugnala granchi 20-25. Fioretto da scherma tutta la vita. Ho capito, mettilo però. Ok. Mano sinistra. Pugnale da lancio. Testa. Un cappello. Oh mio Dio, è qualcosa di terribile. Non lo voglio mettere. Corpo, abbiamo una giubba d'avventuriero. Gambe, pantaloni d'avventuriero. Stivali d'avventuriero. Abbiamo un orecchino dorato. Che mi dà. Oh, orecchino dorato eroguenza più 10, ragazzi. E dove cavolo l'ho preso? Ah, prima nel. Mamma mia, ragazzi, attenzione, eh. Questo è un momento quasi di catarsi, perché abbiamo adesso. C'ho 35 d'eloquenza, belli. Mo possiamo fare qualcosa, eh. E ora siamo semidecenti. Allora, amico, continuiamo a parlare. Insegna. Teach me. Only if the price is right. Ma però, cioè, uguale, destrezza 30 non ce l'ho. Al diavolo vai. Buddy, non mi puoi insegnare niente, sei inutile. Cosa? Fine. Allora, principe, allora, i pregi ci sono, ma io credo che questi pregi non debbano essere visti esclusivamente sotto il comparto tecnico, e mi spiego meglio. Allora,
comunque la rivisitazione grafica si è vista. Cioè, è importante che vada sottolineata che comunque un minimo di impegno ce l'hanno messo i ragazzi di Piranha Bytes. Cioè, comunque, è molto più carino graficamente della versione old gen. Il pregio, se questo comunque vogliamo dirlo, è tutta la componente ruolistica. Cioè, comunque ragazzi, espandere un mondo di questo tipo, inserirci all'interno missioni di diverso genere, fare in modo che queste missioni possano, diciamo, accavallarsi fra loro, intrecciarsi, disegnare il background di un personaggio comunque relativamente complesso come può essere un personaggio guidato da noi. Perché poi ragazzi, tenete anche in considerazione che, ok, vi viene fornito un personaggio prefatto, perché è questo, però questo personaggio potete personalizzarlo scegliendo voi cosa, diciamo, cosa alzare e cosa no, cosa scegliere a livello di abilità e quant'altro, come spendere i vostri soldi, perché ragazzi l'oro ne troverete poco. Cioè adesso noi ne abbiamo 2000, ma vi accorgerete più avanti vi accorgerete più avanti che l'oro andrà a mano scarseggiando. Quindi non è semplice gestire tutto l'ambaradan della situazione e non è facile rubarlo poi, tra l'altro. Cioè potete, durante il gioco è possibile magari borseggiare, ma lo potete fare più avanti nel corso del gioco. Quindi anche in questo caso, ecco là il rimandello, ma questo ce lo compriamo, aspettate, lo compro il rimandello da Buddy. Eh sì, principe. Cosa vendi? Allora, pungiglione di ragno 30-40. Ecco come se ne vanno i soldi, eh. Allora, no, prima andiamo a prendere un grimandello. Poi vendiamo la pugnala granchi, che non ci facciamo niente. La pistola la teniamo. La camicia sbrindellata, i pantaloni, le scarpe le vendiamo. Poi magia ce la teniamo. Oggetti, queste sono tutte provviste che poi possiamo utilizzare, quindi le teniamo. Bottino, vecchia spada, minerale d'oro. Ma senti, vendiamolo, tanto non ci faccio niente. Una perla, un piatto d'argento, un cofanetto, un calice d'oro, dell'osso. Un ingrediente per oggetti magici, teniamolo. Buttiamo gli artigli. Una pala, ne possiamo tenere una. Il grimandello è il nostro. Teschio, boccale. Prenditi pure sto coltello, pentola d'oro, per setacciare l'oro io la terrei. E un martello da fabbro lo vendiamo. I difetti, allora, sicuramente il combat system. Cioè il combat system non è facile da gestire. Non è facile da gestire perché cioè io mi sono trovato a combattere più nemici, mi sono trovato a combattere in diverse situazioni. E questa benedetta telecamera, ragazzi, per quanto poi posso essere mongoloide io, perché a tutto sicuramente c'è un perché, ma purtroppo non è facile gestirlo. Quindi vi trovate alcune volte a perdere come gli scemi, e perdere pure male. E questo è fastidioso, soprattutto nel momento in cui magari state cercando di godervi il gioco in un certo modo. Missione completata, del vino aromatico. Perché chi mi ha chiesto il vino aromatico? Non mi ricordo, ragazzi, abbiate pazienza, abbiate pietà. Sarà per un oggetto leggendario. Quindi ecco, il combat system in questo modo diventa legnoso, proprio a livello di gestione. No, allora, principe, aspetta, stai facendo dei paragoni che non stanno né in cielo né in terra, veramente. Ma non te lo dico per cattiveria. Cioè, allora, The Witcher 3 è, penso, il miglior GDR dell'anno. Pertanto paragonarlo a Risen 3 è abbastanza azzardato, non c'è un metro di paragone. Ma non perché Risen 3 sia una petecchia e Witcher 3 sia, diciamo, l'over the top. È perché i ragazzi di CD Projekt Red comunque pongono un'attenzione sui dettagli che li fa comunque essere veramente una spanna sopra gli altri. La profondità della storia, la profondità del personaggio. Comunque Geralt è un personaggio che si è fatto amare nel corso di tre giochi, e nel corso di tre giochi ti ha portato dentro un'avventura epica, bella, che è stata comunque
anche a parità di visualizzazione e di voti è stata comunque ben acclamata. Quindi Dragon Age, devo dirti, io Dragon Age ce l'ho l'Inquisition, ma anche gli altri due titoli di Dragon Age, pure lì, anzi, oddio, l'altro titolo, per me Dragon Age 2 non è Dragon Age, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ecco, Dragon Age 2 era un titolo probabilmente, sempre dal mio punto di vista, fatto per prendere un po' più di giocatori, perché comunque è molto più semplice, combat system fatto veramente molto leggero, bastava premere due tasti, metti il gioco in pausa, tiri tre magie e sei pronto. Dragon Age invece era più come il primo, cioè buttati incontro a uno scontro, ponderalo. Quindi ecco, preferirlo a parità di prezzo a loro no. Risen 3 può essere per lo più un titolo da giocare, perché magari è una un'ulteriore avventura, perché il GDR, poi Principe, io lo dico chiaramente dal mio punto di vista, e prendendo anche in esame comunque non solo il comparto tecnico, ma proprio tutta l'avventura. E quando si prende un GDR, ragazzi, bisogna essere presi dalla storia. Pertanto, se una persona ha piacere di vivere diverse storie, perché il GDR questo ti permette, allora Risen 3 è un'ulteriore avventura che magari può essere presa, adesso c'è la possibilità di prenderla a un prezzo relativamente buono, perché relativamente, ma tanto fra poco lo vedrete già scontato sicuro, e prenderlo nella versione che comprende tutti i DLC. Pertanto, comunque, cioè, prendete un pacchetto completo, questo va detto, è importante. E dall'altra parte, ragazzi, c'è anche da dire che ecco, come altra avventura, prima fatevi Witcher 3 o tutta la saga di Witcher e Dragon Age, e poi magari fate anche una botta su Risen. Io Risen Principe ci ho giocato 10 ore, però non sono, cioè, io sono dell'idea che non sono nulla, e poi a me, cioè, io mi metto a leggere i dialoghi, leggo i cosi, leggo quello che trovo. Non sono pronto perché vuole l'astuzia. Cioè, io mi leggo tutto, magari sono andato a farmare un po' di mostri, a fare esperienza, perché volevo impararmi. E nell'altra avventura mi sono imparato addestratore di scimmie, perché qui avrai una missione, trovi una missione dove trovi una specie di mostriciattolo che si è perso un anello e vuole farselo recuperare. Però questo anello è finito in una tana troppo stretta. Tu allora ti impari addestramento di scimmie, perché così prendi una scimmia e la mandi lì al tuo posto. Però per fare una cosa del genere 1000 monete d'oro più relativi punti, quindi farmarli ti chiede tempo. Non ho gloria e niente. Allora mi sa che adesso ce ne andiamo così alle grotti. Qui c'è un forziere chiuso, ma 50 di lockpicking non ce l'ho, però mi apro questo. Però ecco, 10 ore sono state ben poche, ma come ti dicevo, come vedevi prima, citandomi appunto Witcher 3 e Dragon Age, di quante ore parliamo? Tante comunque. Prime spedizioni, qui c'è pure una bambola voodoo. Olè! Volo del pappagallo. La liana ingestibile. E non c'è scritta la percentuale, quindi non te lo so dire. Non te la saprei quantificare, perché qui essendoci tutti DLC, e non avendolo finito, perché ti dico la verità, non l'ho finito, non l'ho completato, nemmeno al 100%. Oh, polvere d'anima, questa vi serve dopo, ragazzi, quindi se vi trovate nel mondo dei morti, raccoglietela. E la potete vedere in lontananza, perché ci sono delle falene che ci volano sopra. Però ecco, Principe, sicuramente una percentuale relativamente bassa, perché ci stanno tante cose da fare e anche tante side quest che alla fine ti fai, perché io pure sono dell'idea che il gioco di ruolo, sì, ok, l'avventura principale dura poco, grazie, se tu non fai nessun dialogo e vai avanti solamente per quattro cose, premendo sempre cerchio, perché te li vuoi saltare, perché poi
C'è anche questo tipo, ci sono persone che approcciano i giochi di ruolo così, cioè saltiamo tutti i dialoghi, cosa c'è scritto, andiamo a caso, quella mi sembra la risposta adatta. Ah beh sì, ok, e poi ti vai a vedere il computo delle missioni, fai così e dici ah ok, allora c'ho queste missioni, boh, vabbè, vado a vedere, cioè così è chiaro che così ci metti poco. Maybe he'll have something for me. Però, ecco, scusa, ti disturbo nel sonno. Vabbè, questa ha persa la testa, dopo ci torniamo. Allora, andiamo da... Allora, parliamo da Bones, che gli diciamo che abbiamo gli incubi, che così condividiamo con lui perché si aggiorna la quest in quel modo. E Bones mi dirà che dobbiamo vedere delle persone, degli sciamani e o dei maghi. E adesso ci sta fornendo un'ulteriore possibilità, che è quella di fare dei riti, e da alcune creature dell'oscurità possiamo prendere dei cuori neri. Questi cuori neri, in seguito, trovando un ulteriore personaggio che non vi dico, li potete purificare, perché se usate un cuore nero diventate più potenti, ma ovviamente, vedete, non mi importa nessun altro, anima meno uno, ecco. E voi potete purificare il cuore nero e quindi ottenere, diciamo, benefici per la vostra anima e rimanere buoni, oppure prendere il cuore nero e mangiarvelo così, pertanto diventate più forti ma cattivi. Però ecco, pure queste cose, ragazzi, le vedete leggendo. Cioè, se non leggete vabbè, Bones, capito come sei prolisso, Bones. Tia, guardate le missioni, cioè ragazzi, io sto parlando e sto parlando con Bones saltando tutto, perché così almeno non ve lo vedete e non vi rovinate certe cose della storia. Cioè, abbiamo preso tre quest, anzi quattro. No, no, ma principe, ma non lo metto in dubbio, ragazzi, anche perché seguire anche una diretta di questo tipo è perché uno il gioco di questo tipo lo apprezza. Perché sennò nemmeno la diretta su un gioco GDR te vedi. Però chiaramente, ecco, ci stanno anche quegli approcci. Ragni luminescenti. Porca vacca. Ma ti ha dato sta pellicola. Pure i ragni, ragazzi, hanno tre attacchi di fila. Fanno ta ta ta. Ecco, uno, due, tre. E poi potete attaccarli. Però vedete, anche in questo caso, questo è un gioco che non vi fa fare XXX. Cioè, qui dovete parare, targettare, parare, tirare, parare, scartare. Pertanto, anche la fase del combattimento non è semplice. Questo non ci ha dato niente perché l'ha ammazzato Bones. Qui ci sta il tizio. Il tizio che... Borbor, quello che spia. Fuoco di bivacco. Vai, famo provviste. Curamo, anche se non vedo la vita. Poi potete trovare delle scimmie innocenti. Le scimmie innocenti vi serviranno per fare tante cose. Ah, un wamba. Allora, questo indigeno, ragazzi, sta così perché ha bevuto del rum e non è abituato. Pertanto, essendo anche un bevitore, cioè beve acqua a go go, vedete, infatti insegna bevitore. Tu sai perché aumenta del 25% l'effetto del liquore scadente Grog and Rum sulla cura. Coraggio liquido invece è l'antidolorifico. Ovviamente non ci interessa, come fai a bere così tanto? Ah, scusate, ho rifatto la stessa cosa. Sei un bravo cacciatore, insegnami che fa. Scuoiare e prendi corna. Oh, vabbè, io questi 1000 d'oro me li tengo. Ha bevuto dell'alcol. Ah, mi ha dato il liquore. Se mi fai strada ti seguirò. E l'eloquenza ci è servita, grazie a Dio. Andiamo al tuo campo, dai. Bobo happy that good. Borbo felice. Bravo, Borbo, andiamo, va. Vediamo se l'altro liquore è scadente per terra. Ma si può buttare il liquore, ragazzi. Vacca di maghi. Let's go. E vediamo un po' che c'è qui. Poi tra l'altro ci stiamo avventurando nell'oscurità. Ah, qui c'è un gorillone gigante. Andiamo a ammazzarlo, tanto siamo due. Oh, tanto vabbè. Vacca, vacca, la breccola. Cioè, si è alzato dal nulla. Come ha fatto? Oh.
Porca la miseria vacca, Boys, che stai facendo? Ah, mi sta pura. Ammazza che capriole, non è un mea fighter, sta nella gabbia. Oh. Aia. Sente. No. Però le puoi prendere dopo. Oh, sai che c'è il gorilla? Te dico che te tiro questo. Ah! Il mio coltello, il mio pugnale. Ah. Ecco, vedete, non ho imparato a scuoiare dal nostro amichetto Bowanga qui, quindi non posso scuoiare il gorilla. Se avevo scuoiatura, mi prendevo la pelle del gorilla, che la vendevo a 20. E no, principe, non ho torce, purtroppo, ahimè, per me. Vediamo un po'. No, non ce l'ho. Radice, rigenerazione, rigenerazione, non ce ne frega niente. A volte potete trovare anche delle erbe che vi fanno vi fanno aumentare le caratteristiche, ma di 2 punti, eh. Tutto, niente. No, non ce l'ho, principe, mi dispiace. Hauk. Ma tanto adesso appena raggiungo il primo letto possiamo dormire fino a che praticamente diventa giorno. E adesso Borbor ci sta spiegando cosa succede nell'isola e ci sta spiegando come funzionano i rapporti fra la tribù degli Ike e la tribù, scusate, tra gli Ike e i pirati, che ci sta questa specie di faida che sta avvenendo perché i pirati ovviamente stanno cercando di prendere l'acqua, ma lo stanno facendo utilizzando chiaramente metodologie relativamente sbagliate. Pertanto, come al solito, insomma, un po' alla poca volta se siamo qua. Praticamente i pirati arrivano come i conquistadores, vogliamo l'acqua, voi siete brutti e avete pizzi. E quelli si sono pizzi. Oh, oh, porca vacca, ragno maledetto della foresta. Almeno quell'altro c'aveva il popò. 3 e poi 1 e 2. Almeno fammi rifare, ok. Oh, no. Dai, ci ha dato più 50 punti. Questi pure, ragazzi, non ci stanno dando loot. Perché se imparate le doti di cacciatori di Borbor, praticamente quelle doti di cacciatore vi permettono di prendere gli artigli di questi mostri. Ah, ce ne sta uno lì sopra. Radice di sangue. Ci posso arrivare? No. Vabbè, pace, ci interessa. Chi ha preso? Che succede? Ma Bones, dove vai? Dai, l'abbiamo visto da lontano. E sì, buono. Ah, sono scesi loro. Ammazza. Guarda che infame sarà. Io pensavo che sarà bloccato. Dopo ci sarà una grotta, ragazzi, dove dovrete fare veramente attacco potente, ma manco per niente. Vai, oh Bones, mamma mia, quello quando mena l'aria mi dà un fastidio. Ha! Capriola, che grande combattente, ragazzi, se sa manco come ho fatto, non so quanta vita c'ho, ma va bene così. Diciamo che guardo in controluce diretta streaming. Hauk, let's go. Ma Bones è un maledetto, però è buono perché cura, ragazzi. Principe, ricordati che Bones è buono. Bones è tanta roba. Oh, chi c'era qui? Niente, era lui. Ah, no, era la scimmia. Oh, fiore del teschio. Ahà, bella ragazza. Ecco, vedi, qui facciamo una pausa, dai. Bravo, bravo. Facciamo una pausa, qui c'era un forziere. Aha! Watching the flow of the water has an alm. Ma guarda, principe, veramente ti sei attaccato a quella storia di Broadborn, che mi sono fatto 2 boss così e avete rosicato tutti. Ah, invece io li ho superati così. Sulla prima run, tra l'altro in diretta, non me la scorderò mai. È stata una scena epica, non si ripeterà mai più, penso, in ogni diretta. C'era un bivacco qui, vero? C'è un bivacco? Mi fai dormire? Ma manco per niente. E come vedete nella penombra, 2 pirati si aggirano per prendere l'acqua. Ma qui ci sta la signorina che ovviamente è contraria a questa cosa. Allora, barile d'acqua, ma io ho visto... No,
Ammazza 50, ho capito. Che c'è dentro? Ci deve stare il mondo. Ecco il letto. Dormi fino al mattino successivo. E poi ragazzi, io direi che siamo anche nei tempi della diretta. Considerate comunque che io ho giocato saltando i dialoghi, ragazzi. Beh, però vedi, l'importante è che se ne parli, principe. Io sono sempre di questa idea. Speriamo che diventeranno anche nozioni positive. Dai, diciamo che posso pure dire che poi, oltre al bug dell'eventuale Bloodborne, comunque qualcosa di buono l'ho fatto. Oh, una scena proprio, pensavo era un cadavere. Cioè, ma te stai rende conto? Perché poi i mostri non sono posizionati sempre nella stessa posizione, ragazzi. Io infatti andavo tranquillo, perché qui non ci avevo beccato niente. Brava, brava scimmia maledetta. Brava, cerca di... come ha fatto Bones a teletrasportarsi all'altra parte. Guarda come ha schivato l'attacco. Il tronco mi sta... E mi da dico, in questo tunnel di legno. Haha. Oh, è buono. Ammazza, 16.000 spadate, oh. Allora, principe, è un po' complesso darti delle anticipazioni, più che altro perché stiamo movimentando un po' di roba e quindi vi suggerisco di vedere il sito, perché lo so, principe, so che volete questo, so, vorremmo darvelo in tutti i sensi, perché la storia ci ha fatto pure a noi, insomma, uno spiacevole ritorno, ma spero che ci sia qualcosa. Non so, ammazza, cioè, di tre cristiani questo maledetto coccodrillo che viene ad attaccare me. E poi il bello è che quell'altro è venuto qui per far che? Per guardarci a noi che combattiamo. Fame, fame. Mo d'ammazzo alle spalle. Intanto sei un indigente. Faccio come conquistato adesso. Metto qua. Faccio da male. Oh, aia. Cavacca, è pericoloso. Ah, muori. No, ecco qua. No, scusa, non lo faccio più. Dai, non te la prendere. Bravo, Mandaru. Non te la prendere, Mandaru. Certo, un alligatore che mi dà la lingua. Dove vai, Mandaru? Parla con me, Mandaru. What? Mandaru is assessing you with him. What did you are no. Ammazza, oh. There is nothing to teach. Take a in your eyes. Aha, ammazza, questo è proprio un filosofo, eh. E quindi, principe, tornando al discorso della chat, non so cosa è previsto e non saprei su Metal Gear, non so veramente proprio. E spero però che ci siano novità corpose, spero che ci siano novità interessanti e spero il prima possibile. Però, come al solito, principe, so che poi tu lo segui. E comunque ci saranno novità sul sito, quindi basta che lo seguite dalla mattina, magari andate a vedere le news per le dirette e saprete se faremo qualcosa. Tanto di solito le facciamo pomeridiane, è difficile fare dirette mattutine. Scusa Mandaru, ho capito, per saltare i dialoghi ho estratto la spada, manco te devi arrabbiare con me però. Allora, e quindi ragazzi, altra cosa, perché oramai i tempi della diretta si stanno stringendo, sono praticamente già le 8 ora. E come avete visto, cioè ragazzi, io ho fatto un prologo e un sesto di quest'isola. Un sesto, ragazzi, perché veramente ci stanno tante di quelle missioni da fare che invece perdete. E siamo ancora all'inizio proprio. All'inizio. Non so nemmeno dove sto andando. No, in realtà lo so, ragazzi, però... non vi voglio fare spoiler. Ah, ammazziamo queste scimmie, mi stanno pure antipatiche. Porca vacca, oh. Mi ha dato un destro. È saltato all'indietro. Maledetta scimmia. Oddio, mi hanno tirato la noce di cocco. Quando sono due sono malefiche proprio. E ora salto via. No. Ah, sono saltato via. Che gazzella! Ah, 100. Aia! Curiamoci con la provvista. Ecco, vai. Vai, Bones, te voglio cattivo. Aggredisci finché puoi, vai. Oh, che dolore, perché prende sempre me? Oh, gliel'abbiamo fatto.
tanto non ci danno niente queste scimmie, però era solo per la gloria, per i punti esperienza. Cosa fondamentale, ragazzi, ricordatevelo. Aha, fiore del teschio. Un cristallo magico, ottimo. Lì chi c'è? Un facocero. Aia. Prenditi questo. Oh, l'ho girato a vuoto. Cioè, tra l'altro, ecco, guardate pure le fronte. Oh, ma porca vacca, non me lo targhetta. Maledetto facocero. Maledetto. Vedi, principe, che intendevo per il combat system. Cioè, dimmi se è normale una cosa del genere, che io mi devo un frattare, vedere le fratte, non il nemico. E non mi dite che è realistico. Ah! Una trappola. Però, cristalli magici, ne è valsa la pena. Ah, che bel panorama. Lì sopra c'è, vedete lì? Quella è la salita per la grotta dei ragni. Altra brutta avventura. E qui siamo tornati alla montagnetta dei... Che adesso io farò un salto. Il salto del Nibelungo. Mi tirerò via come un derviscio. Via. Ah, oddio, che male. Ah, meno male che c'è Bones. Chi è? Oh, ragno comunque, ragni della foresta. Ci penso io, ragazzi, non temete. Oddio, tutti contro di me. Oh, ma guarda che questi gli levano 6 milioni di danni. Io 16.000 spadate gli faccio il solletico. Guarda che roba. Cioè, quelli hanno, con 3 spadate hanno fatto. Oddio. Oddio, le scimmie. Cioè, no, veramente gli ha, 3 spadate gli ha tolto. Beh, che sta a fare? Balla questo. Ah, no, scusa, Sally. Perdonami. Amici come prima? Lei è la guardiana della... È la guardiana dello specchio d'acqua. E ragazzi, ho provato ad ammazzarli pure, ma... Un cavolo. Ti fanno veramente... A me perlomeno me lo fanno a strisce. Guarda quella scimmia là sopra. C'è pure un gorilla. Gorilla. Malefico. Allora ragazzi, io direi che i tempi della diretta si sono esauriti. Ma sì, beh, principe, ma questo è un grande personaggio, grande carisma. Però posso alzare mischia. Allora ragazzi, ho 2000, di, ho 2000 punti. Potrei fare la differenza. No, beh, alziamo mischia. Sennò qua è finita. Mischia. 25. Tanto ragazzi, vi posso garantire che fino a che non arrivate a 40 levate veramente lo schifo. Non si riesce a capire se in mano ci abbiamo una spada o un grissino. Ma vabbè, questo lo vedrete voi se giocherete il titolo. Allora, io mi ripeto sempre, e quindi abbiate pietà di questa cosa. I tempi della diretta sono questi, siamo arrivati perché sono le 8. Io allora vi lascerei le vostre cene. Non so se siete in un monastero di clausura. No, vabbè, scherzo. Però diciamo che questa è una buona, è un buon orario della cena. E ovviamente vi invito a prendere con le, a prendere in considerazione Risen solo e solamente in un secondo momento, ragazzi, quando magari sarà ancora sceso un pochettino di prezzo, quindi diventato magari ancora più abbordabile di come ora. La versione Enhanced comunque si comporta in maniera decisamente gradevole. Ricordatevi ragazzi che è Risen a tutti gli effetti, quindi chi ha giocato il vecchio gioco troverà la stessa identica offerta, tranne ovviamente per i contenuti extra che partono dall'inizio, quindi ce li avete già inclusi nella Enhanced Edition. E, detto questo, bravo Mazza Principe, incredibile, un assistente, io te devo conoscere dal vivo, principe, perché se pure dal vivo sei così ti assumo,
quando, anzi ora dico Luca se mi paga di più così ti assumo come assistente. E ovviamente fate follow al canale, venite a seguirci su Gamesurf perché troverete ulteriori notizie, recensioni, anteprime, bla bla bla, tantissime cose. Ovviamente da lì avrete la possibilità di conoscere in anteprima eventuali notizie riguardo le nostre dirette, quindi non ci sarà modo migliore che scoprire sul sito se giocheremo qualcosa. Io quindi vi auguro buon game con qualsiasi cosa state giocando, mi raccomando veniteci sempre a dire la vostra perché il contributo, il feedback degli utenti ragazzi è importantissimo, perché siete voi più importanti di noi, perché noi vi diamo un consiglio, vi diamo il nostro parere tecnico, ma chiaramente siete sempre voi a doverci dare un feedback, a doverci dire quello che vi è piaciuto, quello che vi ha fatto schifo, se vi è piaciuto Risen, se le mie dirette sono le più fighe di tutte, ditecelo, ce lo dovete dire, dovete dirci tutto. E pertanto ragazzi mi raccomando, continuate a seguirci, veniteci a trovare e fatelo sempre in più, fate passaparola ragazzi, mi raccomando, buona serata e ancora una volta buon game a tutti. Ciao ragazzi!